Valorizzare e promuovere la dieta mediterranea. Questo è l'obiettivo del terzo seminario del progetto CREAMED, tenutosi presso il Profagri di Via delle Calabrie a Salerno, un progetto di cooperazione in cui le scuole recitano un ruolo primario e che si pone l'obiettivo di mettere al centro le eccellenze territoriali in un'ottica transnazionale. Sì, ovviamente tutte le iniziative, 23 seminari, girano intorno ai temi di una corretta e sana alimentazione che trova, diciamo, cardine nella dieta mediterranea, negli stili di vita che questi, insomma, devono caratterizzare insieme a una buona alimentazione, una salute e un benessere generale delle persone. Lo facciamo questo terzo appuntamento con piacere qui a Ponte Cagnano, all'Istituto Profagri, con l'ottimo dirigente Alessandro Turchi, perché stiamo spingendo le attività del GAL, che stanno andando, devo dire, insomma, molto bene, molto seguite sul territorio, anche sulle propaggini, tra virgolette, esterne al territorio. Sarà con noi anche il sindaco di Ponte Cagnano, perché vi sono una serie di riflessioni strategiche per vedere, diciamo, l'area dei Picentini, che è il territorio di riferimento del GAL, attraverso Ponte Cagnano per allargare uno sbocco, diciamo, sul Tirreno, ma soprattutto per integrare questo retroterra che è rappresentato dai Picentini e quest'area di Ponte Cagnano della Piana, anche rispetto alla valorizzazione di altri assetti territoriali importanti, come il discorso che stiamo portando avanti sul contratto di fiume Picentino. Quindi i seminari 23 sono rivolti alla popolazione scolastica in primis e non solo, perché in generale le aziende agricole, il sistema della ristorazione, insomma gli addetti al sistema dell'alimentazione locale, per far conoscere, quindi hanno una finalità di informazione e formazione, conoscere quelli che sono, diciamo, gli elementi che caratterizzano un'alimentazione di qualità e che determina benessere nella persone dal punto di vista soprattutto della salute fisica e psicofisica, ma anche per valorizzare poi i nostri territori, che sono i territori d'elezione, la nocciola, dell'ortofrutta, dell'olio d'oliva, del vino, che caratterizzano gli elementi di base della dieta mediterranea. Presidente, oggi si parla di valorizzazione e promozione di dieta mediterranea, lo si fa all'interno di una scuola, quindi anche per entrare in contatto con i giovani affinché vi sia una sensibilizzazione forte. Allora, il tema è affascinante. Ovviamente non è una novità parlare di dieta mediterranea, ma è importante parlarne, soprattutto all'interno di una scuola come la mia, che assolutamente fa dell'agricoltura il core business assoluto. Considerate, siamo unici in Campania rispetto a questa tematica. E quindi parlare di dieta mediterranea significa parlare di buon cibo, significa parlare di genuinità, significa parlare anche di transizione ecologica, tema di un convegno che abbiamo affrontato ieri. Transizione ecologica nel senso di sostenibilità ambientale, e quindi valorizzare la dieta mediterranea all'interno di un percorso agrituristico anche della nostra provincia è assolutamente essenziale. Con il progetto CREAMED del GAL ci troviamo al Profagri, quindi veramente in questa scuola che rispecchia, insomma, ricalca un po' quelle che sono le finalità del progetto che CREAMED ha messo in campo insieme all'azienda sanitaria, alle scuole del territorio del GAL, delle colline salernitane. Quindi l'agricoltura è fondamentale nello sviluppo per quanto riguarda l'economia sostenibile e per tutto quanto bisogna fare per salvaguardare il nostro territorio e valorizzare i prodotti del nostro territorio. Noi con gli studenti oggi parleremo proprio di come possano essere loro i promotori di questa nuova modalità di fare, come possiamo dire, imprenditoria agricola, ecco, e quindi valorizzando i prodotti locali a chilometro zero, e quello di essere sempre presenti per questo campo dell'innovazione. Anche stamattina si dimostra la grande qualità delle strutture dei Picentini, in primis della struttura che ci ospita, il Profagri, che in collaborazione con una grande sinergia con il GAL
dei Vicentini, porta avanti ancora una volta delle iniziative che hanno una caratterizzazione molto forte, quella soprattutto relativa alla dieta mediterranea, anche alle realtà rurali che possono essere sempre di più un'offerta importante per il turismo. Ovviamente il comune di Ponte Cagnano Faiano è assolutamente in una direzione di grande collaborazione istituzionale anche con il GAL, col Profagri, con tutta la rete degli altri sindaci. Abbiamo questa sfida enorme dell'aeroporto che porterà milioni di visitatori all'anno e che non dobbiamo utilizzarli soltanto come meta passeggera per le altre coste, per la costiera amalfitano-cilentana, ma dobbiamo sempre di più invitarli a restare nei Picentini per la grande offerta sia enogastronomica ma anche di offerta turistica delle comunità rurali che sempre di più anche con il tema della pandemia sono diventati oggetto di valorizzazione. Quindi davvero un'iniziativa importante, la presenza ovviamente del comune di Ponte Cagnano Faiano dimostra quanto ci sia da lavorare ma quanto sia importante anche andare avanti in questa direzione.